Tamponi in farmacia Cossolo, pronti a continuare ad implementare la nostra attività. Farmacista più Carosio Fenagifar, telesorveglianza sul paziente imprescindibile tra i servizi della farmacia. Giornata mondiale delle malattie reumatiche, APMAR chiede assistenza territoriale integrata. Premio Coraggio Emanuela Loi a Palermo, la quarta edizione. Federfarma premia Pierpaolo Sileri. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. L'obbligo del Green Pass inizialmente per una serie di attività ricreative e sportive e ora per tutti i lavoratori pubblici e privati ha generato nella prima fase un aumento della disponibilità a vaccinarsi, ma ora si registra un aumento di domanda dei tamponi nelle farmacie. Ad affermarlo è il presidente di Federfarma Nazionale Marco Cossolo. Noi siamo a disposizione, assicura. Siamo pronti a continuare ad implementare la nostra attività, dichiara Cossolo, che ribadisce piena collaborazione della rete delle farmacie italiane con le istituzioni. La telesorveglianza come elemento imprescindibile nell'evoluzione dei servizi, partendo dal percepito dei pazienti quali fruitori ultimi e testimoni delle reali esigenze, nelle quali si avvia un confronto trasversale tra i principali stakeholder del settore. Così Carolina Carosio, presidente Fenagifar, parlando ai microfoni di Federfarma Channel del tema principale che i giovani farmacisti tratteranno nel corso di Farmacista Più, in programma dal 5 al 7 novembre in modalità digitale. Ascoltiamo le sue parole. Il vissuto pandemico ha posto in evidenza di come siano fondamentali le collaborazioni interprofessionali sul territorio e di come sia importante saper comunicare in maniera corretta ed efficace col cittadino. Sicuramente il futuro guarda a una digitalizzazione anche in ambito sanitario, quindi che si andrà a potenzializzare, e sicuramente sarà importante riuscire a costruire maggiori sinergie per quanto riguarda i territori. Una persona con patologie reumatologiche su due nell'ultimo anno non è mai riuscita a usufruire dei servizi di assistenza e cura sul territorio. E 7 persone su 10 non sono mai state contattate dal medico di medicina generale e dallo specialista per poter fare una visita di controllo. Sono dati allarmanti quelli che emergono dalla prima indagine nazionale sull'assistenza territoriale integrata in reumatologia, condotta dall'osservatorio APMAR e presentata in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche. Le farmacie e i farmacisti, con la loro prossimità e professionalità, ha affermato Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, nel corso del convegno, possono essere dei validi alleati ai quali tutti i cittadini possono rivolgersi per ricevere un concreto supporto nella gestione della malattia. Ascoltiamo uno stralcio del suo intervento. Una farmacia che vuole essere sempre più al centro di una attività nei confronti dei pazienti fragili, dei pazienti che hanno patologie croniche. Una farmacia che può essere di supporto non solo con l'applicazione delle metodologie già utilizzate, la telemedicina è tra queste. La farmacia italiana presenta aspetti che le danno capillarità anche nell'effettuazione della telemedicina classica che noi utilizziamo. Si è tenuto sabato a Palermo il premio Coraggio Emanuela Loi, patrocinato da Federfarma. Nel ricordo di Emanuela Loi, caduta in servizio nella strage di Via D'Amelio, è stato consegnato il premio a donne e uomini che si sono distinti per coraggio e dedizione nel proprio lavoro, a servizio del nostro paese. Fra questi, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, che ha ricevuto l'onorificenza dal presidente di Federfarma Marco Cossolo e dal segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia. Dedico questo premio a tutti i professionisti della salute che hanno perso la vita durante la pandemia per salvarci dal Covid, ha detto Sileri a margine dell'evento, che ha riconosciuto il ruolo centrale assunto dalle farmacie nel corso della pandemia. Ma ascoltiamo il commento del presidente di Federfarma Marco Cossolo a margine dell'evento. Quest'anno e mezzo la farmacia è stato un punto di riferimento per la cittadinanza in senso lato. Poi con la campagna vaccinale e con le prestazioni preventive dei tamponi, diciamo che questo ha raggiunto l'apice. Basti pensare che i 2/3 dei tamponi che vengono fatti in Italia oggi, quindi dei 300.000 tamponi più o meno al giorno che si fanno oggi, sono fatti in farmacia. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento con una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel per domani. Buona giornata.